fanno un altro album intitolato Hail to TF, un album melodico elettronico. E il singolo che vi propongo adesso di ascoltare si chiama Go to Sleep, cioè vado a dormire, andare a dormire. E è una canzone che è una metafora, diciamo. Infatti, se voi leggete il testo, è composto di due strofe ed è molto breve. In pratica è una metafora che dice: adesso vado a dormire, sono stanco e chiudo gli occhi perché di tutto quello che vedo intorno non ne posso più. E quindi ascoltiamo Go to Sleep. Eccoci tornati, siamo nel 2005 e i Coldplay fanno un altro album e lo chiamano X and Y. E di questo album ho scelto un pezzo che si chiama Fix You. Fix You è una canzone molto, molto particolare che ha avuto molto successo. In pratica è stata Chris Martin ha dedicato questa canzone alla moglie, quando la moglie Gwyneth Paltrow, quando ha perso suo padre. E questa canzone in pratica racconta la forza che uno deve avere purtroppo quando si perde qualcuno che si ama. Infatti un pezzo recita così: quando le lacrime si versano sul tuo viso, quando ami qualcuno e quando va tutto perduto, potrebbe andare peggio. Allora tu guarda le luci e loro ti guideranno a casa, loro ti guideranno in modo sereno. E Fix You, tra l'altro, significa in inglese e in italiano consolarti, e quindi ascoltiamo Fix You.
you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. To let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will. Siamo nel 2007 e i Radiohead fanno un altro album e lo intitolano Il Rainbow, nel vento. E ho scelto di questo album un pezzo che ha avuto molto successo in Europa e il pezzo si chiama Reconer. Reconer è una canzone molto, molto particolare, il cui testo non è molto... diciamo in italiano sia il testo che il titolo non sono facilmente traducibili, perché Reconer in inglese viene da to reckon, cioè reputare,
Il riferimento più accreditato a questo testo, a questa canzone, sarebbe il giorno del giudizio universale, quindi riferito a Dio, colui che giudica. E la seconda opinione invece è che sarebbe Sandra Connor, riferito ad Archimede, un matematico greco che provò a contare quanti granellini di sabbia l'universo poteva contenere. E adesso appunto ci ascoltiamo Ray Conner. Bene, siamo giunti nell'anno 2008 e i Coldplay fanno un nuovo album chiamato Viva la Vida, e ho scelto un singolo molto, molto carino da vedere che si chiama Life in Technicolor. In pratica il video di questa canzone mostra il gruppo dei Coldplay fatto a burattino che fa un concerto per dei bambini, però sono burattini loro, proprio a vederli fatti pupazzetti, come posso dire, e alla fine vedi questi bambini con le loro famiglie che si divertono a vedere questo concerto. Alla fine della canzone entra un aeroplano giocattolo che viene e si ruba questi burattini. Bene, questa è Life in Technicolor e adesso l'ascoltiamo.